presidente dell'UDC Brindisino, oltre che dell'ASI, ma ancora indeciso se aderire al gruppo dell'UDC. Il ritorno di Marcello Rollo in consiglio regionale si tinge di giallo e apre a speculazioni politiche tutt'altro che banali, perché il brindisino, subentrato a Iurlaro, eletto in Senato e nel 2010 candidato nella lista del PDL, potrebbe optare per una scelta clamorosa, e cioè quella di non aderire al gruppo consigliare dello scudo crociato in quel di via Capruzzi, bensì al gruppo misto. Una scelta che, se confermata, darebbe adito a diverse ipotesi su quale sia il destino del partito di Casini in terra di Brindisi, patria del laboratorio. Il presidente del consorzio ASI preferisce non affrontare l'argomento, ma c'è chi giura, tra i suoi fedelissimi, di un certo imbarazzo dell'ex azzurro ad entrare nell'assise regionale con i galloni di un partito diverso da quello, il PDL appunto, che gli ha garantito l'elezione, seppur tardiva. Eppure, dietro la scelta del presidente dello scudo crociato, potrebbe esserci anche una sorta di strategia politica di portata non personale, ma ben più ampia. Il movimento nel centro, che fa capo all'ex presidente della provincia Massimo Ferrarese, infatti, sembrerebbe sempre più lontano non solo dall'UDC, ma anche da un'idea di laboratorio che vuole i cattolici stretti in un accordo, spesso forzato, con i democratici e soprattutto con SEL. Gli indizi in fondo ci sono tutti. Nelle prossime amministrative noi centro non seguirà una strategia precisa nelle alleanze, centro-sinistra o centro-destra, poco importa. Come ammise lo stesso Ferrarese tempo fa, sceglieremo gli uomini e i progetti, non i partiti. E così ecco che la scelta di Rollo appare emblematica, presidente di un partito ma pronto a restare fuori degli schemi imposti dal partito stesso. E se gruppo misto sarà, gli scenari futuri, anche in provincia di Brindisi, potrebbero davvero essere sorprendenti.